greci che poesia facevano? Una poesia per immagini. Cioè, per Leopardi la grande poesia, l'unica vera poesia che si possa chiamare tale, è una poesia che si rappresenta attraverso l'immaginazione. E l'immaginazione si fonda sull'illusione. La poesia moderna, essendosi invece disincantata, avendo scoperto che le illusioni sono tali, grazie alla ragione, avendo scoperto quindi che la ragione ha distrutto quel modo con cui la natura si presentava agli occhi degli antichi, rende impossibile la poesia. Perché se è vero che la poesia si fonda sulle illusioni e sui miti, una volta che i miti vengono distrutti, che poesia sarà quella moderna? Tuttavia, per quanto le illusioni siano svuotate di senso, per quanto siano svelate, per quanto siano private, no, della loro copertura naturale e originaria, tuttavia ecco che c'è un momento in cui le illusioni scattano e si presentano. Ed è il momento in cui si può fare poesia. Quale sarà la lingua della nuova poesia? Di questo residuo di poesia è la lingua della indeterminatezza. Leopardi dice: bisogna rappresentare le cose come viste da lontano. La lontananza dell'oggetto dall'occhio che lo guarda è la condizione perché quell'oggetto possa riacquistare la sua vita mitica che aveva originariamente, come in ombra, dice, no? La fa rivivere come in ombra. Un oggetto di cui possiamo immaginare la forma, ma che la cui forma ci viene impedita da qualche ostacolo che si pone di fronte, è sempre poeticissimo rappresentarlo, perché noi non lo vediamo e quindi siamo liberi di immaginarlo come vogliamo. Mentre i termini, che sono le parole della scienza, circoscrivono l'oggetto da ogni parte e non ci lasciano immaginare. È per questo che, anche qui, tornando ai giovani, Leopardi è così amato, perché lui non costringe mai a un senso univoco, ma lascia errare la fantasia a partire dall'oggetto che rappresenta. Lo lega intimamente alla propria esperienza personale. Queste grandi domande, questi grandi interrogativi sul senso delle cose, sul senso dell'essere, sul perché le cose non il nulla, no? Che sono domande decisive della filosofia occidentale, in Leopardi si manifestano innanzitutto nella poesia. Poi, ritornando sulla sua poesia, nella prosa, metteva in teoria quello che aveva già anticipato con la poesia stessa.